Giorgia Meloni, la figlia sempre con e Fiorello, che spiazza tutti. Vedremo Fiorello nei panni del Tato? Chissà, di certo lui si è proposto in questo ruolo, inusuale. Vuole diventare il Tato della figlia di Giorgia Meloni, Ginevra Gianbruno, 6 anni. D'altra parte, anche se non tutti lo sanno, la premier quando aveva 18 anni è stata la tata della figlia più grande di Fiorello. Olivia. Insomma, il conduttore adesso può ricambiare il favore e lo fa volentieri. L'occasione è nata quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato Ginevra al G20 di Bali e da lì ne è scaturita una polemica. Il conduttore tra il serio e il faceto l'ha difesa balzando sul cavallo delle battute: sarò io il deputato per tua figlia. E voi come lo vedete in questi panni foto video? Fiorello e Amadeus, siamo i nuovi Ferragnez, guarda. La proposta di Fiorello. Così Fiorello durante il suo Aspettando Viva Rai 2, su Instagram e su Rai Play, è intervenuto sulla questione con uno dei suoi show fulminanti: Giorgia Meloni è stata la tata della figlia più grande Olivia e io voglio parlare alla donna Giorgia. Sapete, avete letto sui giornali. Giorgia ha fatto da tata alla mia figlia più grande. È stata bravissima come tata. E allora le voglio rendere il favore. Per ripagare tutto quello che hai fatto per me e mia figlia. Io vengo e faccio da tata a Ginevra. Sarò il tuo deputato a 3 euro l'ora. Fiorello torna in TV dopo le polemiche con il TG1, andrà in onda a dicembre su Rai 2, guarda. Non è stata la sola che, Fiorello ha anche commentato, Meloni fa la madre. Non si può polemizzare su questo, basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Che Berlusconi non si portava nessuno, figli, nipoti. Prodi, Draghi, si portava Di Maio e la balia di Di Maio. Fiorello e tutte le star che si oppongono ai mondiali al Qatar, guarda. La risposta della Meloni alle polemiche. Intanto, la Meloni è intervenuta nella polemica. Mentre torno a casa dalla 2 giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l'Italia a G20 di Bali. Mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per 4 giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia, non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Sul punto ha ribattuto immediatamente la Lucarelli che ha scritto: la Meloni che chiede agli altri di farsi i fatti propri parlando di scelte genitoriali fa abbastanza ridere.